Novi Ligure in carica la nuova giunta comunale dopo il ballottaggio del 28 e 29 maggio che ha confermato la vittoria della lista guidata da Rocchino Mugliere. È stata presentata martedì 13 giugno 2023 alle ore 11.30 a Palazzo Palavicini la nuova giunta comunale di Novi Ligure che guiderà la città fino al 2028. Accanto al sindaco Rocchino Mugliere, 65 anni, impiegato in pensione e già sindaco della città dal 2014 al 2019, nonché consigliere provinciale e regionale, siederanno in giunta Simone Tedeschi, con delega ai lavori pubblici, viabilità, servizi cimiteriali, commercio e turismo, comunicazione istituzionale, trattamenti sanitari obbligatori e che rivestirà anche il ruolo di vice sindaco. Carlotta Carraturo, con delega al bilancio, provveditorato, economato, patrimonio, servizi informatici, partecipazione e trasparenza. Gianfilippo Casanova, con delega urbanistica, gestione del territorio, ambiente, sviluppo e innovazione del territorio, industria, artigianato e agricoltura e personale. Rashida Asbane, con delega agli affari sociali, politiche di inclusione, pari opportunità, volontariato. Stefano Moro, con delega allo sport, promozione sportiva, politiche giovanili, pubblica istruzione, formazione professionale e cultura. Entra così nelle piene funzioni il sindaco Rocchino Mugliere, che mantiene anche le competenze in materia di polizia locale, protezione civile, politiche della salute, pratiche del lavoro e si conclude in tal modo una lunga campagna elettorale che ha visto i novesi ritornare alle urne a metà maggio, prima della scadenza del mandato, dopo la rovinosa caduta della giunta Cabella. Si conclude così questa anticipata stagione elettorale, inusuale per Novi Ligure, che non aveva mai dovuto ricorrere alla presenza di un commissario prefettizio. Iniziata con la prima tornata del 14 e 15 giugno 2023 e terminata poi con il successivo ballottaggio del 28 e 29 maggio, nel corso del quale si sono confrontati Rocchino Mugliere, sostenuto dalle liste Verdi e Sinistra, la Novi che amiamo, Partito Democratico Next Gen Generazione Z, 20 per Novi, e Maria Rosa Porta, sostenuta dalla Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il risultato uscito dalle urne è stato netto: 5.670 voti per Rocchino Mugliere e 3.332 per Maria Rosa Porta. Ma l'affluenza dei votanti ai seggi si è fermata al 40,9%. Ciò vuol dire che su circa 22.000 novesi, aventi diritto al voto, solo 9.000 si sono recati ai seggi. E questo è un dato che deve far riflettere perché la legittimazione popolare verso la classe politica locale risulta molto, ma molto limitata. Con deleghe impegnative che sono quelle dei lavori pubblici, della viabilità, dei servizi cimiteriali, commercio e turismo, comunicazione.